la categoria di populismo è una categoria che dice in realtà tante cose, una categoria molto scivolosa, è una categoria anche densa di implicazioni storiche, perché voi sapete che il populismo ha una storia molto, molto precisa, anche se, come spesso accade con la neolingua, viene presentata come categoria impoverita, destoricizzata, volta solo a giustificare i rapporti di forza così come sono. Da questo punto di vista, voglio ricordarvi, un unico esempio per comprendere quanto sia mutato la nostra concezione del populismo. Nel 1952 esce presso i tipi di Einaudi il più bel libro sul populismo russo scritto in Europa. È un libro di Franco Venturi, si chiama Il populismo russo, dove si studia appunto quel fenomeno che va sotto il nome di populismo russo, tipicamente della seconda metà dell'Ottocento, che era una sorta di socialismo del popolo e delle campagne da un certo punto di vista. Bene, in quel testo del 1952 Franco Venturi dice che la sua vuole essere una pagina di storia del movimento socialista europeo. Quindi pensate a come sia cambiata nell'immaginario. Oggi dire populista è quasi sinonimo di dare del nazista a una persona o del fascista. Populista nasce come connotazione socialista, è il popolo che prova a emanciparsi respingendo in qualche modo i rapporti di forza egemonici, provando una via verso il socialismo, una via rurale verso il socialismo. Da questo punto di vista è interessante notare, ci sarebbe un lungo percorso da fare anche su questo, che lo stesso Karl Marx, l'ultimo Marx dopo aver scritto Il Capitale, 1867, e come hanno mostrato alcuni studiosi come Kevin Anderson, Marx at the Margins, o anche Theodor Shannin, Late Marx and the Russian Road, l'ultimo Marx ha maturato l'idea delle possibili strade plurali verso il socialismo e lo fa grazie all'incontro con i populisti russi. Cioè Marx, che per tutta la vita, o meglio, per la seconda parte della sua produzione, quando si dismette dal ruolo di filosofo e pretende di essere economista e studioso critico dell'economia, ecco, pensava che la rivoluzione dovesse partire sostanzialmente dai punti più alti dello sviluppo capitalistico, l'Inghilterra. L'ultimo Marx, incontrando i populisti russi, crede che invece possa partire anche dai punti più dalla comune rurale russa, dai punti come dire, non più sviluppati. Ecco, la storia del Novecento poi ha in qualche modo dato anche ragione a questa possibilità. Ma poi c'è stato un populismo anche americano, c'è stato un populismo americano anche che non va trascurato. L'American Populism, che era in sostanza una sorta di, nell'Ottocento sempre, di unione popolare delle campagne contro il money power, lo chiamavano, il potere del denaro, e contro le corporations. Quindi vedete ancora una volta un elemento popolare e socialista contro il potere possiamo dire così, del capitale e della tecnica che si lega a Steinbeck nel Novecento. Furore, no? Della tecnica, del debito, delle banche che espropriano il popolo. Quindi il populismo, ecco, è una magia, diciamo, del pensiero unico il fatto che sia riuscito a trasformare il populismo in una categoria quasi orribile, quasi intoccabile. Ecco, possiamo dire che questo è un aspetto non di secondario rilievo. Voglio dirvi ancora a questo riguardo che il populismo dice oggi tante cose. Sostanzialmente il populismo è il popolo quando, anziché seguire gli schemi del pensiero unico della globalizzazione neoliberale, prova a resistere e quindi, anziché volere più globalizzazione, vuole più diritti sociali. Quando, anziché volere il progresso come fuga in avanti, vuole rivendicare le tradizioni, i legami con le culture. Il populismo dice sostanzialmente anche, non solo, anche questo generale movimento di non accettazione immediata del basso, del tableau de bord dell'alto, cioè del pensiero unico
dominante. L'odio conclamato, direi, dell'alto neoligarchico, dell'oligarchismo dell'alto contro il popolo inteso come identità di cultura ed economica, contro questa duplice realtà, possiamo chiamarla la demofobia, l'odio verso il popolo come cifra dell'alto contro il basso, di fatto esprime, direi, tre cose. Intanto il disprezzo che l'alto ha per i partiti di protesta che sfuggono variamente allo schema destra-sinistra. C'è stato Podemos in Spagna, il 5 Stelle delle origini in Italia. Tutti quei partiti che sfuggono alla dicotomia destra-sinistra sono per definizione populisti, vengono stigmatizzati così. Poi il populismo dice una ostilità dell'alto verso il basso, contro la visione del basso. In qualche modo, chiunque si sottragga alla neolingua è un populista perché in qualche modo fa valere un'altra narrazione. E poi, terza accezione, il populismo dice un'avversione generale dell'alto contro il popolo-nazione, cioè come il gruppo dei dominati e degli ancora radicati in una comunità, in una tradizione. Populismo, che deriva da popolo, ha insieme questa connotazione duplice. Intanto socio-economica, il populismo dice il popolo, le classi popolari, i non abbienti, quelli che vivono del loro lavoro. E poi ha una connotazione anche, direi, culturale identitaria. Il popolo è quello radicato in una comunità, in un territorio, in una cultura, in una lingua, in una serie di tradizioni. Ecco, tutto ciò entra in conflitto con la globalizzazione neoliberale che, parafrasando Renan, ci vorrebbe nati come trovatelli e poi morti come celibi sostanzialmente, ci vorrebbe l'individuo senza identità, senza cultura, isolato. C'è chi ha parlato di sindrome populista, Giacomo Marramao ha scritto il libro La sindrome populista, ecco, dicendo che il populismo è sostanzialmente un fatto antipolitico e qualunquista, il populismo è la perdita di fiducia nella politica e nel suo valore. Io credo il contrario in realtà. Io penso che il populismo, lungi dall'essere un fenomeno di qualunquismo e di antipolitica, non rigetti la politica, al contrario, reclami la politica, si adoperi per il ritorno della politica. Semmai il populismo rigetta la politica neoliberale demofobica, cioè la governance dei tecnocrati, il capitale che si fa le leggi, che decide sovranamente. Ed è, secondo me, in questa chiave che devono essere letti fenomeni come l'astensionismo crescente in tutta Europa, il senso di spossessamento democratico, il divario tra alto e basso, il discredito generale della classe politica e dell'establishment. Insomma, il populismo di fatto è il popolo, una sua parte che non si sente più rappresentato e quindi chiede un'altra politica, una politica che rappresenti di nuovo l'interesse dei lavoratori e del basso. Per questo, Ernesto Laclau, uno dei massimi, se non il massimo studioso del populismo, ha detto che oggi il socialismo non può non essere populista. Populismo e socialismo si devono rovesciare oggi l'uno nell'altro, perché di fatto, dice una politica del popolo e per il popolo, contro la politica non democratica delle elite e per le elite. E il fatto che tutti i significati molteplici che vengono assegnati alla categoria di populismo siano oggi antipatizzanti, è la prova del fatto che il populismo viene stigmatizzato dall'alto come possibile contestazione dell'alto stesso, come volontà di neutralizzare il basso populista da parte dell'alto oligarchico. E questo è, a mio giudizio, un aspetto importante che va considerato. Vorrei citarvi, giusto per sottolineare questo aspetto, una definizione che del populismo, ce ne sono infinite, sia chiaro, una definizione che del populismo ha dato il politologo Cass Mudde nel suo studio The Populist Zeitgeist, che sarebbe lo spirito del tempo populista, 2004. Dice Mudde: il populismo è, cito, un'ideologia che considera la società fondamentalmente separata in due gruppi antagonistici, il popolo puro versus l'elite corrotta, e che sostiene che la politica dovrebbe essere espressione della volonté generale del popolo. Questa è la citazione. Ora, questa citazione è la visione dei gruppi dominanti,
per i quali appunto il populismo è la paventata riverticalizzazione del conflitto di un basso che anziché accettare le mappe dell'alto con le proprie contesta l'alto e poi dice insieme l'irricevibile pretesa di una politica fondata sulla sovranità del popolo, addirittura nella sua variante radicale rousseauiana della volonté generale. Voi capite che dietro questo disprezzo del populismo c'è in realtà un disprezzo della democrazia, evidentemente, e questa è una delle cifre dell'ordine neoliberale contemporaneo, il liberismo che si separa sempre più dai processi democratici, anziché identificarsi, come pure dice la retorica dominante, la liberal democrazia. No, c'è il liberalismo, liberismo e non c'è la democrazia, non coincidono le due cose, anzi si vanno sempre più separando, evidentemente. E questo mi pare che sia interessante quando si ragiona di populismo.